Volete sapere cosa c'è scritto? Volete saperlo? Ecco. Queste sono le migliori carte di sempre. E voi dite, ha sporcato la sua scatola. No, perché dentro c'è un'altra scatola. Oh, cacchio, sta sbavando tutto però. Scusate. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, raga, andremo ad aprire le migliori carte di sempre. No, Jack, le migliori carte di sempre sono le tue. Avete ragione. Ma queste sono comunque molto fighe. Ma no, adesso scherzando, non so neanche cosa dire. Queste sono una cosa unica che secondo me non avete mai visto. Io non ho mai visto una roba del genere e sono stracurioso e voglio aprirle con voi. Vi dico solo che si chiamano The Illusionist Playing Cards. E sono così. Questa è la loro custodia. Guardate, questa è la loro custodia. Dentro non c'è niente. La loro custodia è questa. Quindi potete dire, è un mazzo jumbo? È un mazzo jumbo? No. All'interno dovrebbero esserci, se non sbaglio, due mazzi di carte. E questa scatola fa qualcosa di veramente speciale. Quindi io sono stragasato e voglio aprirla. Non vedo l'ora. Guarda. Vado, eh. Io apro la scatola. Siete con me? Siete pronti? Ah, guardate tra l'altro. Cavolo, che bella la scatola! Non le ho pagate tanto, in realtà le ho pagate. Adesso vi dico quanto le ho pagate, raga. Mi pare 80 euro, poi con la spedizione costa un po' di più. Ah, 72,95 euro. Più la spedizione, dogana e altro, molto di più. Ma guarda la scatolina. Guarda come. Col. Fa tipo effetto fumo. No, è allucinante, è dal vivo. Fa una roba bellissima, è tutta quanta così. Abbiamo scritto Illusionist. Design and distributed by arcplayingcards.com.co, ok, .co, e apro la scatola, che è questo. Guardate che still looks, luxury, come direbbe un mio amico. Still looks, ok, attenzione. Abbiamo questo foglietto super elegante. Con scritto Classic Box Set Illusionist Playing Cards. Il tema di questo mazzo di carte è Illusionist, un gruppo di artisti che fanno realizzare i sogni. È ispirato al film svedese del 1958 che è chiamato Ansiktet, che era centrato sui maghi. Il team di design ha disegnato una scatola formata su tre strati e un'intricata scena tridimensionale apparirà davanti ai vostri occhi. La scatola contiene due mazzi di carte, Classic Color e Classic Champagne. Sono i due nomi dei colori del mazzo di carte ed è limitato a 1500 sets worldwide. Quindi questa è una copia di 1500. E vediamo che cosa succede. Allora, questa è la scatola. Ok, siete pronti? Queste sono le scatoline dei mazzi di carte. Bellissimo innanzitutto il set. E la cosa curiosa è che questa scatola è più pesante e vediamo che cosa salta fuori. Dovrebbe, se non sbaglio. Allora, aspetta che. Non voglio far guai. Ok, qua è la linguetta. Quando io apro, dovrebbe apparire in qualche modo. Ah, così. Una scena di un teatro. Guardate, te lo metto anche qua, vedi? Questa è la scena di un teatro, di un mago. Così. Che è chiusa, tipo origami, ma neanche tanto, guardate, formata su tre strati e ti sembra di vedere la donna tagliata a metà in questo caso. In questo caso è una scena di una donna tagliata a metà. Spettacolare. Io una roba del genere non ho mai vista, ve lo dico, devo essere onesto. Qui dietro abbiamo il design e tutto quanto in rilievo. Si può togliere questa scatola, ok? È tipo le nocche, guardate l'interno. L'interno è bellissimo. Cioè, questa roba qua mi manda fuori. Io non ho mai visto una roba del genere. Ho paura a spingere di più, ma penso che questo sia raggiungimento del limite. Si può appoggiare così, per esempio. Ok. Queste sono le loro carte. Questa è la scatolina. Abbiamo Illusionist. Tutto quanto in rilievo. Ok. E questo è il mazzo di carte. Vediamo se per caso nelle altre carte, guardate, per esempio sul retro. Ah, il retro è uguale, soltanto che uno è un po' più colorato e l'altro un po' più spento. Magari i disegni sono simili. Penso che l'effetto che creano in tridimensione sia lo stesso. Vediamo. Sì, è sempre la donna tagliata a metà. Però i colori di queste mi piacciono molto di più. Ok,
non so se riuscite a vedere da davanti, ma i colori di questo è molto più belli, molto molto più belli. Guarda quante scatole. Questo va qua dentro. Questo va qua dentro. Ok, anche questo tutto quanto in rilievo. E andiamo ad aprire i due mazzi di carte per sentire la qualità. Abbiamo questo. Allora, vediamo che cosa. Oddio, è un mattone. Guarda. Mattone totale. Si vede perché capita spesso. Bisogna far così. Ecco, ora sono perfette. Ok. Capita spesso quando sono chiuse da tanto tanto tempo, sono sigillate, hanno tolto l'aria. Ok? Guardate, qua abbiamo Continuous Exploration and Infinite Innovation. Ok? Guarda che bello, no? Bellissimo. Mi ricorda molto The Prestige lo stile. Adesso vi parlo anche della qualità di tutto quanto. Hanno color panna, come potete vedere, no? Abbiamo un tappetino, abbiamo una valigetta del mago con un cappello, con un cilindro. L'asso di picche è veramente stupendo. Con delle colombe, insomma degli uccellini, Illusionist. Ok, queste sono le carte. E abbiamo diverse sagome di prestigiatori. In questo caso abbiamo i manipolatori, ok, manipolatori di carte. Abbiamo una ragazza che manipola delle palline. Ok, come potete vedere, abbiamo una ragazza che manipola le palline. Abbiamo un manipolatore di pipe, ok. In questo caso qua sta tenendo in mano, nella classica posa da manipolazione, le pipe. Questi sono i quadri. E vediamo qui abbiamo anelli cinesi. Wow, ci sono tutte quante le discipline. Anelli cinesi fatti da un maschio, anelli cinesi fatti da una femmina. Ancora più anelli cinesi congiunti. Ok. Qui abbiamo, mi sembra, delle candele. Ok. Abbiamo delle candele. Abbiamo dei ventagli. Quindi tutti oggetti che hanno a che fare con la magia. E questo non capisco bene, sembrano dei bastoni. Ok. E successivamente così, classico coniglio dal cappello. Bellissimo. Abbiamo un pappagallo. Ok. E abbiamo la colomba che appare dal fazzoletto. Comunque i disegni sono bellissimi, super realistici. E l'altro jolly è l'altra metà. Ah, guardate il jolly. No, bellissimo. Il jolly è la donna tagliata a metà. Tac, una maschera da coniglio, tac, con in mano un palloncino. Bellissimo. Wow, stupendo. Andiamo a vedere il dorso. Il dorso è così, vediamo se sono segnate. No, non sono segnate. Il dorso è così, è color un po' panna e c'è disegnato, rappresentato un teatro che suppongo sia lo stesso teatro che vediamo rappresentato qua. Vedete? Con le stesse. Insomma, con le stesse le tende, come si chiamano, ok? Apro anche l'altro colore per vedere effettivamente se c'è differenza particolare o se cambia solo il colore. Guardate anche questo mattone all'apertura. Sono identiche soltanto a colori. Quindi praticamente qua abbiamo le stesse figure soltanto a colori. Molto meglio a colori, posso dire la verità? Posso dire la verità che mi piacciono molto di più, leggermente più colorate. Guarda, guarda il prestigiatore. Bellissime. Wow, queste gli danno, no, vabbè, 10 a 0. Guarda con le tende rosse. Queste mi piacciono da morire. Queste sono le mie preferite. Bellissime. Vediamo la donna tagliata a metà colori. Eccola qua. Molto, molto carina. Ok, parliamo un secondo della qualità. Ho bisogno di un tappetino. Parliamo un secondo della qualità. La qualità è buona, mi ricorda le vintage plaid, quelle di Dan & Dave, non so se ce le ho qua. No, scorrono molto molto bene, ok? Sono leggermente durette, sono un po' rigide, ok? Si vede proprio per il colore della tela, secondo me, quello un po' può influire. Ah, eccole qua le vintage plaid, fammi sentire se sono effettivamente simili. No, queste sono più morbide, queste sono un po' più morbide. Okay, però comunque qualcosa. Ma a parte che sono disintegrate queste. Però sì, hanno un qualcosa di simile, onestamente. Comunque niente da dire. Comunque se dovete vedere i colori, allora non so se si nota. Piace anche tantissimo l'effetto bianco e nero, devo dire la verità. Ma il colore
con le figure colorate in questo modo, raga, a me manda fuori di testa, bellissimo. Ovviamente la cosa principale di questo mazzo di carte è la scatolina, raga, non ne abbiamo manco parlato, cioè io voglio vederla sta scatolina. Abbiamo Illusionist, è come se entrassimo nel teatro, perché qui c'è la porta del teatro, guardate, con tipo il nome dello spettacolo, Illusionist, no? Playing Cards, si apre la porta del teatro e ci ritroviamo in scena. Guardate che spettacolo. Chissà come hanno fatto a fare sta cosa. Sicuramente qua ovviamente c'è un magnete per rimanere chiuso, ok? Si apre proprio... Adesso lo spingo un po' per vedere cosa succede. Però sì, si crea proprio una scena. È pazzesco. Guardate, 1, 2, 3, 4, ci sono le quinte. Cioè, è allucinante. Decidete voi se preferite più... bianco o nero, più a colori. Mi piace tantissimo il fatto che la scatolina abbia all'interno un'altra scatolina. Qua è il davanti del teatro, qui è il retro. E non voglio dire che a livello di qualità sono le migliori carte di sempre, perché sappiamo che esistono carte qualitativamente molto più buone. Ma a livello di design, raga, io non ho mai visto una roba del genere. E secondo me neanche voi. Abbiamo visto quelle di Card Mafia che si aprono e fanno la luce, ok. Ma una roba così, tipo il disegno di un teatro in 3D, una roba folle, mai vista. Quindi queste erano le carte di The Illusionist Playing Cards. Ah, che figata, ho notato adesso sta cosa, l'ho notata solo ora, guardate. Il mio sono proprio numerate, la mia è la 955esima copia di 1500. Questa è una chicca ancora in più che le rende ancora più uniche. Bellissimo. Ragazzi, io sono veramente contento. Adesso spulcio altri mazzi di carte particolari e provo a portarveli qui sul canale. Ragazzi, il video di oggi è finito. Io vi ricordo di iscrivervi qui al canale, di mettere la campanella, di attivare tutto quanto e di seguirmi sui social. Vi ricordo i miei prodotti, il mio libro, il mio mazzo di carte e la mia scuola di magia che trovate in descrizione. Io come sempre vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!